Mirko, complimenti, te la meriti tutta questa promozione, Mirko. Ma ce la meritiamo tutti, sono sincero, staff, società, squadra soprattutto e questo meraviglioso pubblico. Ecco, qual è il momento in cui hai capito che quest'anno era l'anno buono? Ma noi siamo partiti con la convinzione che potesse essere sin da subito l'anno buono. Siamo partiti bene con 4 risultati utili, abbiamo dato subito un segnale e strada facendo abbiamo avuto sempre quella certezza che potevamo stare sopra. Ci siamo stati quasi per tutto il campionato, tranne che se non sbaglio per una settimana, e quindi questi ragazzi se la sono meritato. Forse la partita di Vasto Girardi ci ha dato quella tranquillità di punti a più 8 che poi domenica scorsa non siamo stati bravi a mantenere, però devo dire che poi oggi abbiamo raggiunto quello che volevamo tutti. L'anno scorso il Covid vi ha fermato, quest'anno neanche il virus ha potuto bloccare il campo basso di Cudini e dei ragazzi. Beh sì, col senno del poi non sappiamo nessuno come poteva andare a finire lo scorso anno, però gli auspici erano quelli e l'inerzia forse del campionato portava a dire questo. Quest'anno non era facile, perché poi che se ne dica, partire da favoriti secondo gli altri non era facile vincere questo campionato con tutte le vicissitudini che ci sono state di Covid, però devo dire che i ragazzi hanno fatto qualcosa di eccezionale. A chi dedichi questa vittoria, Mirko? Ma la dedico alla mia famiglia sicuramente, a mio papà che è mancato tanti anni fa, che sicuramente sarà contento, e poi a tutto l'ambiente di Campobasso, a partire dall'interno della squadra e a finire tutti i tifosi. A questo punto credo che insomma anche il pubblico ha notevolmente cambiato opinione rispetto a quello che era accaduto anche l'anno scorso, a qualche contestazione. Ma guarda, sinceramente è normale che a nessuno fa piacere ricevere contestazioni, questo è chiaro. Io e il mio staff siamo andati diritti per la nostra strada, sapevamo qual era il nostro lavoro, sapevamo che la lunga poteva pagare, e di questo dobbiamo ringraziare la società che ci ha dato grossa fiducia in momenti non positivi, e quindi questo credo che sia giusto ripago. Aver fatto cambiare idea a qualcuno non lo so, sinceramente mi interessa poco, mi interessa aver ottenuto il risultato e aver fatto felice magari tutta questa gente che magari aspettava da tanto questo momento. Mirko, in poche piazze si vede questo spettacolo. Beh sì, questo è vero, la scelta fatta è stata anche dettata da questa situazione, dove una piazza che ti può dare tanto come stiamo vedendo questa sera, e quindi siamo contentissimi di aver raggiunto quell'obiettivo che è il primo obiettivo che ci eravamo prefissati con la società, quindi è giusto godersi tutto questo.